Allora, bentornati sulle frequenze del nostro caro incontro biblico. Stiamo facendo quest'anno il Vangelo secondo Marco, che, ripeto, ribadisco, ci accompagna in tutta la liturgia di questo anno B, appena cominciato con la prima domenica d'Avvento. E facciamo un piccolo riassunto un po' per chi per la prima volta si dovesse sintonizzare su queste frequenze, sia tra i presenti che tra coloro che seguono. Allora, il Vangelo di Marco è distinto in due grandi parti. Abbiamo visto nei primi incontri la prima parte fino alla professione di fede di Pietro, tu sei il Cristo, capitolo ottavo, e la seconda parte che parte dal capitolo ottavo e culmina con la professione del centurione, tu sei il figlio di Dio, no? E questa, diciamo, struttura del Vangelo ce la dà San Marco stesso proprio all'inizio, al versetto 1, inizio, vi ricordate, del Vangelo di Gesù Cristo, professione di Pietro, figlio di Dio, professione del centurione. Lo leggeremo tutto, quindi abbiamo poi suddiviso la prima e la seconda parte in due grandi sezioni che vediamo alle nostre spalle. Sì, la volta scorsa abbiamo visto azione di Gesù e risposta negativa dei farisei e degli erodiani, vi ricordate? Poi lo riprenderemo, il sesto versetto del capitolo terzo, dopo la guarigione che era dell'uomo dalla mano inedita di sabato, gli erodiani tennero conciliandolo con i farisei e i sadducei per decretarne la morte. Quindi manco fan tempo a facciasse e già vogliono fare fuori. Oggi vediamo l'azione di Gesù, la risposta del popolo. Anche qui, ecco, affianco ad alcuni entusiasmi di folle, vedremo che altre risposte di popolo a diversi livelli, sia degli autolocati come gli scribi, sia per esempio dei compagni di patria di Gesù, i nazaretani, la risposta non sarà un granché. E poi vedremo l'azione di Gesù, la risposta dei discepoli, ecco, che finisce bene con la professione di Pietro, appunto 8:30, questo sarà oggetto del prossimo incontro, ma anche lì, prima di arrivare a questo punto, insomma, ci sono delle risposte proprio non del tutto eccezionali. Quindi oggi io vi ricordo sempre, non so se l'avete fatto, il modo migliore per prepararsi è di dare una letta alla puntata successiva, oltre che portarsi la Bibbia. Comunque seguirò il testo della Bibbia di Gerusalemme, la traduzione antecedente all'attuale, perché l'ultima non tutti ce l'hanno, insomma, così stiamo a posto. Chiaramente la cosa migliore è, per seguire proprio al top, è darsi una letta preventiva alla sezione seguente, no? Quindi chi prevedesse di essere presente il mese prossimo, se si ricorda, insomma, da dove ci fermiamo fino a 8:30, e se lo legge prima, se vuole, insomma, poi può seguire un po' meglio, no? Andiamo adesso a focalizzare dentro il tema di oggi. Quindi noi ci siamo fermati la volta scorsa al versetto 6, no? Me ne fa evidenziare qui, sì. E i farisei tennero consiglio contro di lui con gli erodiani per farlo morire. Ci siamo fermati qui. Allora, sul capitolo 7 comincia. Allora, vediamo prima in forma schematica. Le folle seguono Gesù. Quindi facciamo prima un po' una sorta di volo di gabbiano, Poi l'istituzione dei dodici, ecco, l'opposizione dei parenti di Gesù. Vedremo che l'opposizione dei parenti di Gesù è abbastanza, come dire, colorita. Ecco, insomma, direi, dicono, allora, i parenti gli dicono a Gesù che è matto, d'accordo? Ecco, proprio, francamente. Subito dopo arrivano gli scribi erano i teologi del tempo, non erano come i farisei. Forse è bene fare una piccola parentesi, credo che qui a Sermoneta, non mi ricordo se l'anno scorso l'abbiamo visto, no? Allora, per identificare un pochino i gruppi religiosi che erano presenti. Allora, i farisei, vi ho già accennato, erano originariamente i duri e puri, quindi oggi li chiameremo gli integralisti della fede. Nacquero durante il tempo della invasione ellenistica, quindi da parte di Alessandro Magno, e quindi del tentativo di paganizzare la fede di Israele. Quindi loro fecero il baluardo, come dire, la resistenza, non ci priverete della nostra fede. Quindi nacquero come movimento bello. Chiaramente ai tempi di Gesù
avevano ancora il nome, quindi la nomea dei duri e puri, ma non tutti erano duri e puri, molti, come sappiamo, Gesù li suona perché si atteggiavano da santi senza esserli. I sadducei erano la classe sacerdotale, d'accordo, e poi abbastanza anche politicizzata, d'accordo, e membri di alcuni sacerdoti facevano parte di questa setta. Setta che era in parte anche radicale, perché se vi ricordate Gesù, lo vedremo anche nel Vangelo di Marco, scende a polemica con i sadducei che non credevano per esempio nella risurrezione della carne, che è una verità di fede. Poi c'erano gli scribi oggi li chiameremmo i teologi, quindi erano quelli che conoscevano bene le scritture e la Bibbia, quindi erano, tra virgolette, i maestri, ecco, quelli con cui di questo parleremo. E poi c'erano gli zeloti erano un movimento politico, chiaramente erano un po' come gli jairisti di oggi, senza vedere i zeloti, insomma, volevano fare rivoluzione contro l'impero romano perché in nome di Yahweh volevano cacciare i pagani, insomma, e ridare l'indipendenza a Israele. Ecco, questi erano un po' i gruppi che stavano intorno a Gesù. Che cosa dicono gli scribi? Gli scribi, allora, i parenti dicono a Gesù che è matto, vedremo, gli dicono è fuori di sé. Gli scribi dicono a Gesù che è indemoniato, quindi che agisce perché sta in combutta con Belzebul, cioè Belzebul è uno che sta abbastanza in alto nella gerarchia dell'inferno, capite? Perché è sotto terra, se voi sapete che i demoni sono la scimmia, d'accordo? I padri della Chiesa chiamavano Satana la scimmia di Dio. Allora, se voi sapete che Dio sta la Santissima Trinità, e purtroppo c'è sta anche una, diciamo, tra virgolette, Trinità in basso, cioè i tre demoni più importanti, che poi non è una vera Trinità perché lì Satana comanda su tutti, invece nella Trinità stanno tutti e tre sullo stesso piano, insomma, no? Però c'è sta Satana che è il numero uno, Asmodeo che è il numero due, Belzebul che è il numero tre. Ecco, tra l'altro a Gesù lo pagheranno a Belzebul, quindi manco, insomma, quindi è già al terzo posto. Gli scribi dicono che agisce il nome di Belzebul, perché siccome, insomma, dietro Belzebul ci stanno tanti demoni, insomma, quindi era un bel ecco. E qui c'è un refuso che devo correggerlo, trattate un attimino che qua c'è un refuso della puntata precedente che non c'entra niente, poi riprendo. Ecco, poi sti parenti, insomma, insistono nell'incontrare Gesù, tra cui anche la madre. Questo è un brano che poi riapprofondiremo, no? Perché è un brano che sembra in qualche modo minimizzare la figura della Madonna, no? Perché Gesù dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, quel passo famoso, invece in realtà è un'esaltazione della figura della Madonna, quindi versetti 31-35. Poi c'è la sezione breve delle parabole secondo Marco, molta importanza viene data alla parabola del seminatore, che chi era, c'era presente l'anno scorso nell'incontro sul Vangelo di Matteo, ricorderete che è la parabola per antonomasia, perché Gesù, commentando in forma estesa quella parabola, dice: attenzione, se non capite questa parabola non ne capirete nessun'altra. Questa è proprio la top delle parabole, la più importante di tutti. Vediamo che San Marco ne aggiunge soltanto un'altra dei sinottici, e poi ne aggiunge una che è propria, esclusiva sua, la parabola del seme che cresce da solo. Vi ho accennato quando facevamo l'inizio dell'anno che ogni evangelista tra i sinottici ha delle parti sue proprio particolari, che bisogna sempre focalizzare un po' perché ci danno la particolare visuale di quell'evangelista, no? Ecco, la parabola del seme che cresce da sola è una tipica di San Marco. Quindi se io portassi dietro la sinossi, che è un testo, e ve lo facessi vedere tutti quanti le cose in parallelo, a un certo punto, quando arriva questa parabola, c'è soltanto la colonna di Marco e a fianco c'è il vuoto, non c'è niente né in Matteo né in Luca e nemmeno in San Giovanni, che forma un Vangelo a sé stante. Poi c'è l'episodio, questo qui famoso, della tempesta sedata, questo comune a tutti i sinottici, l'indemoniato Geraseno, anche questo è un episodio molto famoso di quell'indemoniato che c'era la legione dei demoni e che poi li manda nella mandria di porci, ecco, anche qui accoglienza lì, la reazione del popolo, dico, tu c'hai fatto secco una mandria dei maiali, ci distruggi l'economia, vedi dannattene, quindi lo cacciano dal territorio dei Geraseni. Poi c'è la guarigione dell'emorroissa e della risurrezione della figlia di Giacomo, anche qui questa va a fine in gloria, ma quando Gesù dice attenzione che la figlia del sinagogo dorme, cominciano a prenderlo per scemo un'altra volta, dice ecco dorme, e lo delito, dice questo non è che sta tutto, e abbiamo detto che è morta, no che dorme, d'accordo, e lo prendono un po' così.
E poi c'è la conclusione non felice della visita a Nazareth, perché a Nazareth Gesù non riceve una buona accoglienza e pronuncia la famosa frase Nemo profeta in patria, di cui io dico sempre che io sono più che testimone, d'accordo? Quindi è stravera al 100%, insomma, no? Ecco, quindi dette queste cose, questo volo di gabbiano, andiamo adesso, come sempre, ci prendiamo un po' più di calma, a approfondire alcuni passi di questa sezione, no? La prima riguarda la chiamata degli apostoli. Abbiamo detto Gesù, anzitutto, focalizziamo, riprendiamo, sta in mezzo alle folle, comincia ad avere un certo seguito, qui parla di Gerusalemme, di Idumea, Tiro e Sidone, quindi non soltanto un coinvolgimento da parte del popolo ebraico, ma anche delle regioni pagane limitrofe, no? Qui si riconosce già che San Marco vuole, ricordate che San Marco è la penna di San Pietro, e San Pietro scrive questo, fa scrivere questo Vangelo quando si trova già a Roma, quindi deve in qualche modo far comprendere ai pagani che Gesù è venuto anche per loro, quindi che sta riferimento alle popolazioni pagane è voluto, non è certamente casuale, no? È un tema tipico, prima di andare alla lettura degli Apostoli, al versetto 11, ve l'ho detto tante volte, che in proporzione il numero di volte in cui vengono nominati diavoli e gli esorcismi è superiore a tutti i Vangeli. Cioè, non è il numero in assoluto maggiore, ma in relazione al fatto che Marco è il Vangelo più breve di tutti, i diavoli vengono nominati più volte di tutti. Guardate che i diavoli sono quelli che hanno il terrore di Gesù. Sempre. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi. Vedete questa propria testa che vedevo, sono vinti. Ecco perché il Vangelo di Marco è anche rappresentato attraverso il leone, no? Ho detto che il leone è un'immagine biblica, vetero e neotestamentare, anche nel libro dell'Apocalisse, il leone della tribù di Giuda ha vinto. Quindi Gesù è un Gesù che non viene accettato, ma nonostante che non venga accettato, va dritto per la sua strada e sulla croce mette a tacere tutti quanti. Quindi la professione di fede del centurione, che era un pagano, che lo riconosce come Dio in quel momento, rappresenta la vittoria di Gesù. E questa vittoria si manifesta nell'impero assoluto che c'è contro i demoni. I demoni non hanno quartiere contro lui, non possono vietare. Ed è anche qui, chiunque aveva qualche male si gettava su di lui per toccarlo. Vedremo anche nell'episodio dell'emorroista, il Gesù di San Marco è un Gesù molto fisico, capite? Cioè lo toccano. E questo contatto proprio con Gesù, è uno dei brani che approfondiremo, è un elemento molto importante, perché adesso il contatto, noi anche stiamo in contatto con Gesù. C'è molta gente che non capisce, dice: ma perché i sacramenti? Io mi prego il nostro Signore, me lo prego nel cuore. Se tu te lo preghi nel cuore, non entri in contatto, cioè tu quando fai la comunione, cioè tu l'ostia la assumi, non è la comunione spirituale, è la comunione sacramentale, capito? Quando tu ti confessi, sì, sta in contatto con un ministro di Dio, ma che lo rappresenta, quindi tu senti le parole della soluzione, vedi la mano che si stende, la vedi con gli occhi. Quindi i padri della Chiesa dicevano che ciò che di lui era visibile adesso è passato nei sacramenti, quindi ciò che Gesù operava con la sua umanità anche attraverso proprio il contatto fisico, cioè vedremo nel Vangelo di Marco, tocca con la lingua, mette le dita dentro le orecchie, fa tutti quanti questi gesti, che è chiaro che lui non avrebbe bisogno di farli, no? Dio non c'ha bisogno di fare queste cose, Dio basta che vuole una cosa e quella cosa si fa, non servono assolutamente parlando, però ha voluto instaurare questa economia sacramentale, perché queste cose servono a noi per darci un contatto reale e anche un'esperienza, come dire, certamente di fede, però concreta del nostro contatto con Dio, no? E gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano sui piedi, gridavano: tu sei il figlio di Dio. Anche qui è una cosa paradossale, è che riconosce Gesù come figlio di Dio i demoni, quindi i suoi nemici, e i pagani. Non c'è nessun ebreo in tutto il Vangelo di Marco che è capace di dire che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Capite? Queste cose paradossali, no? Anche qui chiaramente c'è il tema apologetico dell'evangelizzazione ai pagani, no? Quindi che i pagani fanno più bella figura degli ebrei. E poi vi ricordate l'altro tema tipico, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi fosse. Questo è il tema tipico del Vangelo di Marco.
abbiamo visto negli incontri introduttori, non mi dilungo molto, il segreto messianico, no? Quindi Gesù non vuole essere riconosciuto come Messia perché non vuole che lo scambino come un nuovo dittatore, un nuovo Davide che, appunto come volevano gli Zeloti, fa la rivolta armata e caccia i romani e si mette a fare re di Israele. Lui non voleva che la sua regalità fosse intesa in questo modo, no? E questo è un accento sottolineato da Marco, anche perché a Roma c'era l'imperatore. L'imperatore, lo sapete che pretendeva, deve essere il Dio assoluto. Già l'assolutismo imperiale comincia a dilagare con quel mattacchione di Caligola, diciamo mattacchione per non dire peggio, insomma, no? Caligola è stato il primo a voler essere adorato come Dio, e Caligola è il successore di Tiberio subito dopo la morte e la resurrezione di Gesù, quindi è una cosa molto molto precoce purtroppo nell'impero, no? Ecco, poi che succede? Vediamo i 12, salì poi sul monte, allora chiamò a sé quelli che voleva, ed essi, ora ci fermiamo un attimo, andarono da lui. Attenzione, ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Quindi sto versetto è veramente spettacolare. Allora, numero uno, c'è il tema classico della salita sul monte. Voi sapete che il monte è il luogo dell'incontro col Signore. Anche quando Dio chiama Mosè nell'Antico Testamento lo porta sul monte, quando deve dare 10 comandamenti lo porta sul monte. Quindi il momento in cui Dio deve dare un mandato importante o qualcosa di importante ti porta sul monte. Quindi già questo gesto di Gesù è uno attenti che stiamo a fare qualcosa di importante. Solo costituisce 12 che chiama apostoli, quindi apostoli vuol dire mandati, inviati, no? Dal greco apostello. Però qual è la prima cosa che devono fare gli apostoli? Devono stare con lui, perché stessero con lui, la prima cosa. Voi sapete che già mi è arrivato ogni tanto, dice, il parroco prega troppo, questa, ve lo dicevo pure per San Michele, dico, ma te devi leggere il Vangelo di Marco, figlio mio, perché il parroco deve pregare troppo, come dici tu, perché il parroco, l'apostolo, non porta se stesso, ma porta il Signore. E tu non lo puoi portare al Signore se non ce l'hai. E non è che ce l'hai soltanto se lo studi sui libri, ce l'hai se lo frequenti, se stai a contatto con lui, se no non ce l'hai. Capito? Quando vi dovesse capitare, speriamo mai, di vedere, come dire, un sacerdote che non ti trasmette qualche cosa, non giudicate, d'accordo? Pregate per lui. Però state tranquilli che quasi sempre sotto c'è una vita spirituale che langue, d'accordo? Perché non è che c'è, non c'è, tu devi predicare, che predichi? Cioè, che cosa predichi? Cioè, se non sei pieno di Dio non predichi Dio, predichi altro, capite? Vi ricordate Don Abbondio di Promessi Sposi, no? Ecco, è così. Il primo compito degli apostoli è stare con il Signore, che è un grandissimo privilegio, e questo chiaramente quando si fanno l'esercizio spirituale ai preti si suonano, cioè e dice, il prete deve stare a disposizione di tutti, certo, per certe cose del giorno e di notte. Io dico sempre, se sta per morire qualcuno, il prete si chiama alle 3 di notte, si deve chiamare alle 3 di notte per farsi portare l'olio santo. Se una persona ha urgenza di confessarsi, può suonare il citofono ancora, urgenza reale, no, si è detto la bugia, insomma, cioè, se c'è una cosa sulla coscienza grossa, telefona a qualunque ora del giorno e della notte, perché questo è sempre. Però poi per il resto il sacerdote deve amministrare le sue cose, per esempio, cioè io anche qui perché capiate, ho messo per esempio per l'ufficio parrocchiale degli orari, perché se non metti degli orari, adesso qui non succede, ma immagina una città come Latina, una parrocchia di 10.000 persone, ti cominciano a suonare tutte le ore del giorno e della notte, perché il certificato del battesimo, il certificato di cresima, il certificato di aver fatto padrino, il nulla osta e quell'altro, cioè capito, cioè è possibile, cioè le devi fare queste cose, ma essendo cose un pochino burocratiche devi incanalarne, certo, se qui bastano 2 ore a settimana, se stai a Latina ce ne vogliono 4-5 a settimana, ma devi, perché, cioè, capito? Perché tu comunque devi blindare dei tempi dedicati allo stare con il Signore. E poi le due attività esorcistiche, cioè quindi gli apostoli fanno gli esorcisti in tutti i sensi, perché ho già detto che l'esorcista si fa in due modi. Primo, con scacciare i demoni, scacciarli quando qualcuno è demoniato, quindi combattere l'azione straordinaria del demonio, che è però meno frequente. Ma poi i più grandi esorcismi si fanno predicando. Quindi
Quindi non combattendo l'azione straordinaria del demonio per mezzo della quale possiede in maniera violenta i corpi, ma combattendo l'azione ordinaria del demonio in cui possiede in maniera non violenta, ma generalmente tranquilla e in odore, in sapore e in dolore, le anime. Capito? Che la predicazione serve a far capire a una persona che c'ha bisogno di essere salvata, e c'ha bisogno di essere salvata perché dentro la sua anima ci sono delle aree, possono essere poco estese ma a volte molto estese, coscienti o inconscienti, dove uno non sta in comunione con Dio. Questa è un'attività molto più difficile, d'accordo? Perché se tu devi scacciare un diavolo, il vescovo ti dà il mandato oggi, adesso non sei più ipso facto, prendi il rituale dell'esorcismo, imponi le mani, presto o tardi il diavolo, se il paziente coopera, se viene grazie a Dio, se ne va. È molto più difficile scavare dentro le anime con tanta pazienza attraverso la predicazione, è più difficile, assicuro, insomma. Ecco, e poi costituisci 12, quindi questo è il primo punto, diciamo, da approfondire un po', no? I 12 devono stare con lui, quindi anzitutto. Poi, più avanti, finisce il paragrafetto dei 12, c'è l'argomento dedicato della bestemmia contro lo Spirito Santo all'interno della polemica contro gli scribi. Ecco. Torniamo alla Bibbia. Allora, anzitutto leggiamo il paragrafetto dei parenti di Gesù che gli dicono che è fuori di sé. Entrò in una casa, versetto 20, vedete? Sì. E di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo e dicevano, infatti, è fuori di sé. Quindi il nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio fatto uomo, si è beccato, tu sei matto, da parte non della madre, questi erano i parenti, erano gli zii, i cugini, quindi l'entourage, il clan della famiglia allargata, perché Gesù, sapete che era figlio unico, San Giuseppe era morto, certamente la madre non diceva queste cose, quindi per i parenti si intendono quelli che i Vangeli chiamano i fratelli di Gesù, che non sono i fratelli di sangue, alcuni sono proprio nominati, sono i figli di Alfeo. Alfeo sappiamo con certezza che era il fratello di San Giuseppe, quindi erano i cugini carnali. Pure Stalfeo sembra che non fosse molto entusiasta, insomma, della predicazione di Gesù, da quello che sappiamo, insomma, ecco. Subito dopo i parenti, rincarando la dose, si mettono gli scribi. E gli scribi, leggiamo sto paragrafetto, erano scesi da Gerusalemme e dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. E gli richiama e con parabole dice a loro: momento, come può Satana scacciare Satana? Satana non scaccia Satana, perché se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Sottinteso, ti risulta che sia finito il regno di Satana a voi? A me no. E 2000 anni dopo Gesù non solo che ne è finito, per certi aspetti sembra più consolidato di prima. Quindi è un regno ben organizzato nel male, purtroppo. E qui dice, ecco la parabola dove Gesù sta stagiando: nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi è questo uomo forte? Chi è che entra nella casa di quest'uomo forte e lo lega? È Gesù. Quindi se io caccio i demoni perché sono più forte di loro e che posso entrare a casa loro e legarli, lo posso fare io, non perché sono uno di loro, ma perché sono più forte di loro. Ecco. In verità io vi dico, e qui torna, tutto sarà perdonato figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Qui si apre la tematica del peccato contro lo Spirito Santo, che qui c'è una tipologia ben precisa, che poi chiaramente la Chiesa, attraverso grandi teologi, commentando questo brano, ha tirato fuori. Non so se vi ricordate il catechismo, io ragazzi, mo glielo sto a far rifare un po' decentemente. Se io vi dicessi quali sono i sei peccati contro lo Spirito Santo,
meglio che mi attappo le orecchie, questa pure qualche catechista, dico, ce li ricordiamo tutti quanti? Questo perché non facciamo più manco bene noi il catechismo. È importante saperli, ma non perché saperli a pappagallo, saperli pensandoci, perché questo che praticamente stanno facendo loro è una delle sei specie dei peccati contro lo Spirito Santo, che è gravissimo, che si chiama tecnicamente l'impugnazione della verità conosciuta. Questo è il peccato che stanno facendo queste persone. Qual è la verità conosciuta? La verità conosciuta è quella che tu stai dimostrando. Il diavolo è forte? Sì. C'è qualcuno che può competere col diavolo tra gli uomini? C'è qualcuno che può farlo? No. Se io li scaccio, chi sono? È chiaro che io sono Dio. Cioè questa non è, cioè questo è, non è che ci vuole tanto, è evidente. E voi sapete che è stato da sempre insegnato, anche nel giudaismo, che i segni certi della presenza di Dio sono alcuni. Primo, il potere dei miracoli. Cioè se uno fa un miracolo in senso stretto, non apparente. Miracolo in senso stretto vuol dire, per esempio, una guarigione istantanea da una malattia, che si sa che non può guarire istantaneamente. Quello è un miracolo. Queste cose le sa fare solo Dio, non il demonio. Scacciare i demoni è una cosa che può fare solo Dio, perché il demonio non scaccia se stesso. E gli uomini non li scacciano i demoni. Non c'è nessun potere. Terzo, conoscere il futuro con certezza. Il futuro, non il futuro, il futuro contingente, cioè un evento preciso che accadrà in un luogo preciso, ad un'ora precisa, in un momento preciso. Questo lo conosce soltanto Dio. Quarto, leggere i cuori. Gesù queste cose le ha dimostrate di farle tutte quante. Quindi se tu dinanzi a me che scacci i demoni, quindi che ti sto dando un segno forte della mia divinità, chiudi gli occhi e per non dirlo dici no, questo è il demoniato pure lui, stai peccando. Allora perché ha peccato contro lo Spirito Santo? Perché nostro Signore, per portarci alla verità, lo fa appunto manifestandoci la verità, quindi facendo funzionare il nostro cervello. Il nostro cervello, il nostro cervelletto, intelletto, deve essere aperto alle verità di fede, e la nostra volontà deve essere ben disposta. Se l'intelligenza si chiude, si ottenebra, o se la volontà si ostina, Dio non ti può fare niente. Questo ve l'assicuro, che è la mia esperienza anche di prete. Allora, quali sono i sei peccati contro lo Spirito Santo? La disperazione della salvezza, voi vi elenco. La presunzione di salvarsi senza meriti. L'impugnazione della verità conosciuta, l'invidia della grazia altrui, l'ostinazione nel peccato e l'impenitenza finale. Sono tutte situazioni che, perché Gesù dice non saranno perdonati? Non perché Dio dice ah, questo è troppo grosso, non te lo perdono. No, perché sono situazioni di radicale chiusura dell'uomo nei confronti della grazia. Cioè Dio dovrebbe forzarti e sfondare la porta per superare questa situazione, ma questo non lo fa mai. La disperazione della salvezza, che cosa significa? E questo è il peccato di Giuda e di Caino. Il mio peccato è troppo grande, non sarò perdonato mai. Chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto? Noi sappiamo con certezza che Dio perdona qualunque peccato che è stato commesso, purché si chieda con sincero pentimento perdono. Quindi fare una cosa di questo genere, quindi scavalcare questa verità di fede, ti chiude. Sei tu che ti precludi di essere perdonato, non Dio che non ti perdona. Poi c'è il peccato prossimo. Questo presume della giustizia di Dio, cioè che Dio è talmente giusto che non perdona perché l'ha fatta troppo grossa. Poi c'è un altro, che è quello più diffuso oggi, che presume della misericordia, cioè Dio perdona sempre tutto e comunque, c'ha varie sfumature. Primo, la presunzione di salvarsi senza meriti, cioè noi andremo in paradiso per la divina misericordia, come diciamo, dell'atto di speranza, anche con le buone opere che possiamo e dobbiamo compiere. Capite? Quelle bisogna farle, non possiamo presentarci davanti a Dio a mani vuote. Ricordate le parabole di quello che si presenta all'invito di nozze senza la veste nuziale, dicendo tu che vuoi qua, d'accordo? Poi l'impugnazione della verità conosciuta è questa. Poi c'è l'invidia della grazia altrui. Anche questo è peccato, un altro peccato che ha fatto Caino, vedendo Abele che era più giusto. E ricordate che l'invidia della grazia altrui è il motivo per cui hanno messo in croce il nostro Signore Gesù Cristo, eh? Cioè il motivo reale per cui l'hanno ammazzato Gesù era solo questo. Cioè che scrivi farisei and company, vedendo quest'uomo secondo loro che era santo e la cui vita era una cosa vivente delle loro azioni, dice facciamolo fuori, per questo non possiamo più vedere anche lo scritto al muro. Quindi anziché prendere esempio dal santo, lo si odia
Ma voi capite che quando Dio dimanda un santo, io questo lo dico sempre anche a... Cioè, quando Dio dimanda un santo, è chiaro che il santo è un personaggio scomodo, perché ti sfruguglia, capito? Perché ti fa vedere proprio la sua santità, ti mostra la tua non santità. Ma tu dinanzi a questo, che è comunque un atto di offerta da parte del Signore, non devi reagire odiandolo e invidiando malamente la grazia che c'ha, ma accogliendolo e dicendo, bene, lasciamoci ammaestrare dal suo esempio e cerchiamo di diventare come lui. Fare il contrario e chiudersi alla grazia. Poi l'ostinazione nel peccato, quello che ho appena spiegato, ragazzi, del catechismo, cioè Dio ti perdona qualunque cosa se sei pentito, ma diciamo anche noi nel nostro parlare che errare humanum est, perseverare diabolicum, cioè se tu continui sfidando il Signore, quindi continui a peccare senza emendarti, si dice anche ai confessori, la confessione diventa nulla. Padre Pio diceva così al confessore: la prima volta che te la dicono grossa, li perdoni. Presumi che sono pentiti e che vogliono per bravi ragazzi. La seconda volta la stessa persona gli dà una bella tirata di orecchie. La terza volta gli dici: torna tra 15 giorni, come faceva lui, perché altrimenti ti rendi complice di un peccato altrui. E infine l'impenitenza finale, che è l'ultima chiusura radicale dell'uomo alla grazia. Quindi capite, a partire da questo episodio la Chiesa poi è nucleato. L'importante è che noi ricordiamo che il peccato contro lo Spirito Santo non è, come dire, una sorta di super peccato imperdonabile, ma è una situazione dell'uomo di radicale chiusura alla grazia che rende impossibile al Signore raggiungerti e sanarti. Quindi è reo di colpa eterna perché ti auto-escludi eternamente dalla possibilità di essere salvato da Dio. Poi, è uscita la slide. Terzo punto da approfondire. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Subito dopo. Tornano i parenti, che abbiamo visto poco prima, gli avevano detto che era fuori di sé. E gli dicono, versetto 32, ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Come vi accennavo, questo sembra un brano, come dire, come se Gesù, infatti le sette, i testimoni di Geova, le sette radicali protestanti dicono, vedi, i cattolici stanno sempre a parlare della Madonna, guarda qua Gesù come la tratta la Madonna, dice, vedi, non è importante mia madre, è importante, ma in realtà Gesù sta facendo il più grosso elogio che potesse fare alla madre, cioè sta dicendo, mia madre è diventata mia madre perché la volontà di Dio come lei non l'ha fatta nessuno, d'accordo? Quindi, e Sant'Agostino, bellissimo, commentando questo brano, dice per la Madonna è più importante aver concepito Gesù per la sua fede e per la sua aver fatto in tutta la volontà di Dio che non biologicamente, perché se non avesse fatto in tutta la volontà di Dio non c'è diventata madre di Gesù, tranquillo. Quindi in un certo senso questo fa anche capire che chi fa la volontà di Dio, quindi chi obbedisce al Signore, in un certo senso concepisce e fa nascere Gesù, nel senso che lo veramente produce, cioè lo rende visibile e attuale in sé e intorno a sé, quindi dando veramente questa concezione e questa sorta di maternità, certamente spirituale, però reale, nei confronti di Gesù. Poi, andiamo di qua, la parabola del seme che spunta da solo, facciamo un saltino avanti. Allora, la parabola del seminatore l'abbiamo già approfondita molto l'anno scorso, per questo che l'ho un pochino omessa durante gli incontri sul Vangelo di San Matteo. Possiamo leggere un attimo al volo, abbiamo un po' di tempo, sì, il commento, vi ricordate, seme seminato sulla strada, sul terreno sassoso, sulle spine,
e sui sassi. Il seme seminato lungo la strada sono quelli nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Io li chiamo i superficiali. E attenzione, questa parabola è destinata ai discepoli, quindi io dico sempre, quando uno ascolta la parabola del seminatore si deve collocare, perché sta in una di queste quattro direzioni, sicuro. Quindi ci può essere qualcuno che è superficiale, cioè da un'orecchia gli entra e da quell'altra gli esce, perché con la parola di Dio non possiamo ascoltarla come ascoltiamo il notiziario. Quindi la parola di Dio va ascoltata con cuore recettivo, quindi dandogli importanza, dandogli spazio, dandogli tempo, dandogli possibilità di attecchire nel nostro cuore. Se tu sei superficiale, perché il demonio, questo lo ha promesso, cioè abbiamo innumerevoli testimonianze anche da parte di chi lo combatte, che appena qualcuno viene evangelizzato immediatamente viene lui a fare la contro evangelizzazione, sempre la contro catechesi, subito. Io già l'ho visto qui con qualcuno, capito? Già l'ho visto. Cioè, nel senso che una persona comincia, dice, è toccato da qualcosa, comincia a avvicinarsi un po', dice, il demonio lo vede, boh, sistemo io, subito, istantaneo. Immediatamente scoppia il combattimento, e quello purtroppo non te lo può risparmiare nessuno. Allora, se tu sei stato superficialotto, il demonio ti fa secco in 4 minuti, distrutto tutto come se niente fosse. Un esempio, no? Quelli che vanno, partecipano a un bel pellegrinaggio, stanno tutti casati, tornano tutti casati, così, gli dura una settimana e poi è finito. Quindi, bene. Poi, altri sono quelli seminati sul terreno sassoso, l'immagine, no? Quando ascoltano la parola, ecco, la raccolgono con gioia, si casano. Però, qui c'è un problema fondamentale, non hanno radici in se stessi, sono incostanti. Guardate che nella vita di fede, come per esempio, vi faccio un esempio sciocco, no? Si va in paradiso pure se non si partecipa all'incontro biblico. Tenete presente questo preventivo, no? Però se uno dice quest'anno voglio partecipare all'incontro biblico, per dire, no? Sicuramente se uno è costante acquisisce dei punti, d'accordo? Sicuro. Se uno lo decide e poi ce l'ha più, perde dei punti. Può essere incontro biblico, può essere qualunque cosa, me leggo 5 minuti di Evangelo al giorno, non lo so, me ne vado all'adorazione una volta al mese, dico il rosario tutti i sabati, qualunque cosa. Cioè, un maestro di spirito, quando qualcuno dice mi dai una mano, allora, la prima cosa, scegliene una di cosa da fare, ma questa la devi fare sempre, perché la costanza è una delle cose più importanti in assoluto nella vita, non solo nella vita interiore ma anche nella vita normale, no? Cioè, una persona per esempio che ha studiato, cioè se una persona si deve prendere la laurea, tu la laurea non te la prendi se non sei costante, te la devi proprio dimenticare, non esiste proprio, ecco. O per ottenere un buon fine. E quindi che succede? Al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito vengono meno. Se uno non si è fatto un po' le ossa, quindi non si è un pochino irrobustito, non ha interiorizzato il fatto, e questa è una cosa che io non sono disposto a cedere subito, capito? Non regge. Poi sono quelli che ci stanno il seme seminato tra i rovi, sono quelli, quindi ci stanno i superficiali, gli incostanti, e poi stanno i mondani. Ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Io già l'ho detto in qualche predica fatta qua. La giornata c'ha 24 ore. Se tu passi la giornata, per carità, a vedere la televisione, a giocare a tennis, io giocavo a tennis tanti anni, non c'è niente di male a giocare a tennis, d'accordo? Poi a giocare a biliardo, poi a giocare a carta al bar, e poi a lavorare, cioè, la giornata è finita, capito? Quindi se c'è stato tutto quanto questo, immaginate, no? Tu ogni tanto magari ti senti qualcosa del bello, ma veramente sono come i rovi che soffocano, cioè è impossibile, d'accordo? Se uno non trova degli spazi, no? Le prediche ho fatto la seconda, cioè il tempo di avvento, il deserto, il momento in cui la Chiesa dice fermate un attimo, apri un po' le porte, perché altrimenti è impossibile che qualche cosa di bello o di profondo attecchisca al nostro cuore. Chi sono quelli che sono terreno buono? Quelli che non hanno queste tre cose, che non sono superficiali, che non sono incostanti e che non sono mondani, quindi che offrono al Signore un cuore capace di ascoltare. E qui dice, come mai che tutti ascoltano la stessa cosa e poi uno diventa santo, un altro diventa un bravo cristiano, un altro diventa...
perché chi 30, chi 60, chi 100, e questo in parte dipende dal fervore della nostra risposta, però a volte in parte dipende anche dai doni che il Signore ci fa. Questo negli altri Vangeli, voi sapete che ci sono due parabole che parlano di queste cose, quella dei talenti e quella delle mine. Le mine ce l'ha San Luca, i talenti ce l'ha San Matteo. Allora, San Matteo dice che i talenti sono differenziati, 5, 2, 1. Quindi questo non dipende da me, questo dipende da Dio. Se mi ha dato 5 talenti, io non ho nessun merito, però io ne ho portato 10. Invece la parabola delle mine di San Luca, 10 servi, una mina per uno. E tutti ne dovevo portare due. Allora, che significa? Che in parte dipende dalla diversità dei doni di Dio, però se chi c'ha 5 deve portare 10, è come quello che c'ha 2 che deve portare 4, è come quello che c'ha 1 che deve portare 2. Quindi capite? Quindi in parte dipende dai doni di Dio, però in parte dipende dalla nostra risposta. Noi basta che diamo il massimo e al resto ci pensa il nostro Signore, capite? E a questo proposito, subito dopo la parabola del seminatore, questo è bene rilevarlo, fa Gesù qui l'esortazione su come si ascolta, ci dovrebbe stare subito dopo. Fate attenzione a quello che ascoltate, con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi, cioè quanto è importante la parola di Dio, come preparo il mio cuore ad accoglierlo, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Questa è una legge assoluta. Quando Dio vede che le grazie che fa una persona le spreca, cioè la prima volta passa, la seconda volta passa, la terza volta passa, dopodiché, questo lo dicono i maestri di spirito, non io, prende quelle grazie e le dà a uno che sa far fruttificare, cioè, ma ce n'ha già tante altre, non fa niente, dal momento che ne fa buon uso gliene diamo altre ancora. Questa è legge evangelica. Ecco il seme che spunta da solo, versetto 26. Così è il regno di Dio come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Questa è una parabola che non è molto accessibile, ma questa è esclusiva di Marco. Quindi cominciamo subito a pensare che questa parabola è stata pensata, cioè Gesù l'ha detta, d'accordo, ma è stata pensata per i pagani. Quindi per gente che non era già in qualche modo vicina a Dio. Questa è una parabola che infonde speranza, perché che cosa gli dice? Il seme ce l'ha già detto, cos'è Gesù? Il seme è la parola di Dio, quindi è ciò che Dio ci manda dentro di noi. La parabola del seminatore dice: tu devi creare le condizioni buone per accoglierlo, e questo non te lo toglie nessuno. Però devi ricordare che tutto il processo di santità che produrrà in te quella parola accolta non viene da te, ma viene da Dio, perché la grazia opera in noi con la nostra cooperazione, ma per virtù propria. Cioè, se tu ti ritroverai con la spiga matura, cioè una buona vita interiore, se diventi santo, non c'è niente di cui devi vantare, perché quella è tutta grazia di Dio che ha operato in te. Anche San Paolo, quando scrive la lettera ai Romani, insiste molto su questo fatto qui, tanto è vero che poi Lutero con la lettera ai Romani e con la lettera ai Galati si è fatto tutto quanto il suo armamentario di eresie con la sola fede, perché insiste tanto sulla gratuità della grazia e sulla intrinseca fecondità della grazia. Vi ricordate quel brano di Isaia, no? Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, così sarà della mia parola, non tornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Capite? Quindi certo che noi dobbiamo prepararci, dobbiamo disporci, dobbiamo cooperare, ma la virtù santificatrice viene da Dio. Quindi noi dobbiamo stare sempre, come dire, nell'equilibrio tra due grosse eresie che ci sono state, no? Che è quella dei luterani, che dicono che tutto dipende da Dio, e quella dei pelagiani, che dicono che tutto dipende da noi. No, cioè
La grazia è assolutamente preponderante e necessaria ed è principalmente sua l'azione. Questo non giustifica il nostro nulla facentismo, come diceva Sant'Ignazio, fate come se tutto dipendesse da voi, però sapendo che nulla dipende da voi. Ecco perché la Madonna poteva cantare l'anima mia ogni fine al Signore, perché guardate l'umiltà, cioè l'umiltà è la tapeinosis in greco, cioè la nullità della sua divinità. La Madonna si dice che è una nullità, la Madonna è una nullità perché tutto quello che è l'ha tutto quanto ricevuto. Certo, ha trovato un terreno fecondissimo la grazia di Dio, ma la Madonna è il capolavoro di Dio. Un santo, ecco perché neanche ai santi dobbiamo attaccarci in maniera idolatrica, perché un santo deve essere un'occasione per cui tu lodi il Signore per le meraviglie che ha fatto in quella persona. Certamente quella persona ha aperto le porte al Signore, questo certamente glielo riconosce anche il Signore, ma la virtù principale è sempre quella della grazia. Poi, dopo questa sezione parabolica, ci sono gli episodi della emorroissa e della guarigione della figlia di Gairo, al capitolo però quinto. Giriamo un po' pagina, qualcuno si gira pagina. Ok. Allora, c'è il famoso episodio, lo vediamo rapido, dell'indemoniato Geraseno. Vedete, visto Gesù da lontano, accorse verso sé, gli si getta ai piedi, urlando a gran voce disse, questo ve lo leggo per farvi capire che ancora una volta c'è il tema dei demoni che riconoscono Gesù, ci hanno paura. Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Gli diceva infatti, esci spirito impuro da quest'uomo. Poi gli domanda, chi, qual è il tuo nome? Legione, perché siamo in molti. E vedete, i demoni che pregano Gesù con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. Qui si aprono degli orizzonti veramente misteriosi, insomma, per noi. Uno si mette a pensare, dice, ma i demoni pregano Gesù che non li scaccia dal paese. Gli esorcisti dicono, questo prendetelo, insomma, non da, che i demoni possiedono le persone o anche gli animali, come in questo caso, perché per loro uscire dall'inferno e stare comunque in un corpo umano o animale è un leggero sollievo rispetto ai tormenti che soffrono laggiù, quindi non soltanto per nuocere a noi ma per stare un po' meno peggio. Quindi il motivo per cui lo pregano di non farlo uscire e di mandarlo lì era presumibilmente da collegare a questo: non ci può tornare all'inferno che stiamo troppo male. È incredibile, Gesù lo permette, come dire, sembra quasi che ci abbia una sorta di pei, perché effettivamente, insomma, cioè, i demoni non sono degni di nessuna compassione, però veramente se noi conoscessimo i supplizi, se lo so strameditato, ma sono veramente terrificanti, insomma, i supplizi dell'inferno, dei demoni e dei dannati. È solo che a un certo punto questi si mettono nei porci, siccome i demoni non sono troppo tranquilli, si buttano in 2000 tutti quanti dentro il mare, e il mare erano circa 2000, affogarono nel mare. Allora, versetto 17, si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. A proposito, dice, tu ci sfasci l'economia del paese, 2000 porci, insomma, fatti secchi in 2 minuti, insomma, sono un po' tantini, quindi prego, si accomodi. Ecco. Bene. E poi, quando Gesù passa all'altra riva, c'è l'episodio congiunto della guarigione della emorroissa e della figlia di Gairo. Allora, l'episodio è il primo: la mia figlioletta sta morendo, viene a porgli le mani e lui comincia ad andare. Una donna aveva perdita di sangue da 12 anni, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, ecco qui, venne tra la folla e da dietro tocca il mantello. Ecco. Qui dobbiamo fermarci su questa frase, no? Toccare il mantello di Gesù. Parte il contatto, no? E guardate, qui subito diceva, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. Subito le si ferma il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita. Vedete che Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, cioè non è un miracolo che lui ha voluto fare, è un miracolo che quella se l'è risucchiato.
si è risucchiato, non l'ha fatto Gesù, l'ha fatto lei in un certo senso. Chi ha toccato le mie vesti, e questa dice a un certo punto, questa è impaurita e tremante, versetto 33, io non temere, dice, tu hai, figlia, la tua fede ti ha salvato, va in pace e non peccare più. Allora, toccare il mantello e la fede. Allora, toccare il mantello è proprio il contatto con Gesù. Allora, voi sapete, per esempio, a partire da questo versetto, qui ci sono sempre le persone un po' sciocche, perché oggi la fede non ci sta più, Immaginate, voi sapete, per esempio, noi ce l'abbiamo piena in cappella, siamo piene di reliquie dei santi. E a che servono le reliquie dei santi? Le reliquie dei santi sono cose molto molto concrete, Chi di voi sapete che se tocca una reliquia di un santo con fede ottiene una grazia? La reliquia di un santo è quello che si chiama tecnicamente un sacramentale. Quando si parla di sacramenti e di sacramentali, perché oltre ai sacramenti ci sono anche i sacramentali, le benedizioni, l'imposizione delle mani, l'acqua benedetta, quando vai a benedire le case, quando ricevi una benedizione, l'incenso esorcizzato, l'acqua esorcizzata, il sale esorcizzato. Io dentro casa ce le ho, le queste cose, poi piano piano, se volete, insegnerò anche a voi. Cioè, allora, sono tutte quante cose sensibili, ma a cui è legato un effetto spirituale. Ora, soprattutto nei sacramentali, l'effetto è legato alla fede di chi li amministra e di chi li riceve. Nei sacramenti no, i sacramenti funzionano ex opere operato, ma i sacramentali sì. Vi faccio un esempio: se io vengo a benedirti la casa, la benedizione è tanto più efficace quanto io che benedico credo che benedicendo quella casa gli arriva la benedizione di Dio, e tu che la ricevi con fede sincera, cioè non come un atto così, ma attraverso quest'acqua santa Dio mi benedice la casa. Ci stanno i diavoli scappano con l'acqua santa, molte persone dicono benedicemi l'ingresso, non me dico, io faccio sempre tutto quello che mi dicono, ma l'acqua santa si asperge in tutta la casa oltre che sulle persone, perché se c'è un diavolo, e ci potrebbe essere, non lo possiamo sapere, sono cose molto, nessuno lo può vedere, nessuno lo può sapere, se c'è l'acqua santa i diavoli scappano. Se l'acqua santa ci va, il diavolo rimane là. Voi sapete che non c'è niente che fa scappare i diavoli quanto l'acqua santa, non sono l'acqua semplicemente benedetta. Io benedico la sola, l'acqua santa. D'accordo? Ci credi o non ci credi? Voi sapete che la liturgia stessa della Chiesa, io lo faccio la domenica, prevede di sostituire l'atto penitenziale con l'asperges. Anche non è che è una cosa che faccio tanto per fare un pochino, vabbè, oggi è domenica, famo una cosa più bella, va, facciamo un po' di teatro, andiamo un giro con l'aspersorio a fare una cosa un po' più figa. No, cioè lo faccio come un atto di fede, perché è una cosa solenne per la domenica che ci riporta alle sorgenti della nostra fede, che è il battesimo. È che veramente se c'è qualche diavoletto che sta rompendo in giro, che vi sta martellando il cervello per non farvi sentire la prova di strada, o sbattiamo fuori dalla chiesa, speriamo che non ci credo soltanto io, insomma, d'accordo? Ecco, è così, Allora il contatto, poi il mantello nella scrittura, per capire bene questo episodio bisogna andare, vi ricordate, non so quanto conoscete la Bibbia, il ciclo di la morte di Elia, che poi Elia non è morto, è stato rapito dal cielo sul carro di fuoco, nessuno sa che fine ha fatto, che fine hanno fatto Elia ed Eliseo, no, non è Eliseo, Elia ed Enoch, sono due personaggi biblici che non sono morti ma sono stati trasferiti da Dio non si sa dove, nessuno sa che fine hanno fatto, ma sia Elia che Enoch, la Sacra Scrittura ci dice che non sono morti, non sono risorti come Gesù risorto, non si sa che fine hanno fatto, d'accordo? Allora, quando Elia viene rapito su questo misterioso carro di fuoco, lascia il mantello e lo prende Eliseo, e con il mantello di Elia Eliseo capisce di essere il successore,
Quindi ho preso il mantello. Quindi che cos'è il mantello? Il mantello lo indica l'identità profonda e la funzione davanti a Dio di quell'uomo. Quindi toccare il mantello di Gesù vuol dire raggiungere il cuore di chi lui è, vuol dire io ci credo che tu sei Dio e che sei il Salvatore. Toccare il mantello, ecco perché è guarita subito. E questo fa anche capire la potenza terapeutica che c'ha la fede. Io vi dico, da prete, trovandomi in tante situazioni di difficoltà con le anime, dico allora, perché ci stanno delle ragazze veramente distrutte. Allora, dico, la tua salvezza, ci vorrebbero due cose. O che c'è la fede come l'emorroissa, ma la fede, fede. Cioè che tu ti metti davanti all'Eucaristia, a fare un'ora d'adorazione e senza dubitare, dice Gesù, senti, da questa situazione tu mi devi guarire e io ci credo che tu mi guarisci. Se noi fossimo capaci di fare un atto per tu puoi avere qualunque turbamento, depressione, cose, impicci, imbrogli e guariresti. Punto e basta. Perché io al Vangelo ci credo, questa era andata, questa malattia era una malattia strana. Ci sono alcune malattie, sono malattie strane, dove state mezzo il diavolo, cioè si capisce bene da dove vengono. Questa era andata in giro a spendere soldi, in mezzo a medici e cose, non aveva fatto niente. Tocca al mantello di Gesù e guarita all'istante. È solo che ci vuole la fede dell'emorroissa, ce l'abbiamo la fede dell'emorroissa? Non sempre. Oppure ci vuole, per chi conosce, che tu sei entrato nel regno della divina volontà. Se entri nel regno della divina volontà sono risolti tutti gli altri problemi della vita tua. Ah, ma se già hai una di queste due cose, nei casi estremi ti serve lo psicologo, capito? Perché se tu non riesci a entrare in contatto e a far operare la virtù divina e stai messo male, io ho sempre avuto molte forme restrittive nei confronti di queste cose, però o fai operare il nostro Signore, oppure se ti viene la depressione, cosa devi fare, non puoi mica morire depresso, insomma, ecco. Quindi scherzando, ma neanche troppo. Ecco, poi vedete la guarigione, il Talita Cum, no? Entrato disse loro, perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta ma dorme. E lo deridevano. Altra reazione della folla. Allora, gli hanno detto che è matto, poi gli hanno detto che è il diavolo, d'accordo? Adesso lo deridono. Gesù non si rifila per niente, va da questa bambina e gli dice, Talita Cum, fanciulla, io ti dico, alzati. Talita Cum, che poi tra l'altro, a tutte quante le traduzioni, perché in ebraico stretto è Talita Cumi, d'accordo? Perché questa è una signorina femmina, e l'imperativo femminile di Cum è Cumi, d'accordo? Quindi mi pare che c'è qualche codice che riporta Cumi. Ecco, ma Cum è un verbo molto importante, anche questo fatto di... Questo racconto di risurrezione è molto importante, perché cum significa tante cose. Significa alzarsi, significa rianimarsi e significa risorgere. È lo stesso verbo. Questa è una risurrezione. Ci sono tre risurrezioni che si raccontano nei Vangeli: questa, il figlio della vedova e Lazzaro. Ma questi non sono risorti come Gesù risorto dalla morte, sono ritornati in vita, anche le risurrezioni che faceva Sant'Antonio. Ma poi sono morti, d'accordo? La risurrezione di Gesù sta su un altro livello, perché Gesù risorto dai morti, dice San Paolo, non muore più, non è semplicemente un essere rianimato, ma è un essere glorificato, quindi riacquisisce una vita con il corpo glorificata destinata all'immortalità. Ma questo stesso verbo, quando Gesù chiama San Matteo, Levi, seguimi, egli si alzò e lo seguì. Lo troveremo anche qui nel Vangelo di Matteo con le guarigioni dei ciechi. In ebraico è cum, si alza, è la risurrezione interiore. Quindi sta bambina di 12 anni, c'è chiaramente l'interpretazione allegorica, no? Morta, 12 anni è un numero simbolico, no? È uno dei numeri di completezza, 12 sono gli apostoli, eccetera, eccetera. Quindi designa, voi sapete c'è l'interpretazione allegorica dell'emorroissa e della bambina morta. L'emorroissa è uno che perde sangue, no? Quindi è l'immagine della persona che fa una vita interiore disordinata, perde sangue, perché fa un sacco di piccoli peccatucci da cui non si emenda mai, no? Quindi sarebbe come se uno stesse da un sacco di punzecchiate, non muore, però insomma, se ti punzecchi della mattina stai male. Invece quello che è morto, capite? Quindi peccato veniale e peccato mortale, alcuni commentatori, no? Quindi l'emorroissa tocca Gesù e guarisce. Non fa più peccati veniali. La bambina morta, Gesù la tira su e chiude col peccato mortale. Quindi c'è questa interpretazione, diciamo, allegorica.
che è stata in auge presso diversi commentatori, specialmente antichi. L'ultimo paragrafo: un profeta non è disprezzato che nella sua patria. La sezione della Gesù in mezzo alla gente finisce in maniera drammatica, come Gesù la prima parte, nei confronti delle autorità farisaiche. Va a Nazareth e che gli dicono? Ah, questo è il figlio del falegname. E dice proprio il contrasto tra la fede dell'emorroissa, basta che lo tocchi e sono guarita, e quest'altro che dicono, ma fino all'altro ieri mi ha fatto la sedia di casa mia, ma questo che fa? E Gesù dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Di questo io sono testimone, cosa vi posso assicurare, guardate, cioè un prete fa il prete dappertutto meno che a casa propria, perché a casa tua sei sempre Aleonà, capito? Quindi non c'è nessuna speranza, ecco, quindi ormai ho abbassato le, e anche nei posti dove ti conoscono troppo bene non c'è nessuna speranza. Però lì, vedete, l'assenza di fede paralizza l'azione di Dio. Non poté compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e però si meravigliava della loro incredulità. Qui non è una meraviglia come per dire, come se non lo sapesse, no? Come noi ci diceva, ammazza, che cosa strana. È una meraviglia sofferente. Se uno, se uno guarda il verbo greco, è proprio la situazione di... Perché non credete, insomma? Cioè, se voi non fate questo, mi impedite di farvi tante cose buone, d'accordo? Cioè, è una cosa brutta. Ecco, qui c'è un po' il cuore di nostro Signore e anche la coscienza che tante grazie noi le perdiamo non perché Dio non ce le fa, ma o perché non gliele sappiamo chiedere, oppure perché non abbiamo quella fede schietta che ci mette in contatto con la sua potenza salvifica e ci mette in condizione di essere salvati. Bene, per oggi può tranquillamente bastare, ci aggiorniamo alla prossima volta, se crediamo. Sempre il terzo mercoledì del mese. Sì. Se Dio vuole, sì. Diamo sempre una certa regolarità in modo tale che chi vuole, insomma, sa come organizzarsi e può partecipare con calma. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, o Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, buona serata a tutti. Okay.